Sindaco, cosa rappresenta questa festa, in particolare Don Rua, per la comunità di Soverato? Una festa molto partecipata stasera. Per la comunità di Soverato è proprio l'identità salesiana che rappresenta una presenza molto forte all'interno della nostra comunità. Don Rua è il primo successore di Don Bosco, che è stato il primo a mettere una prima pietra proprio della casa salesiana qui a Soverato e rappresenta un ricordo molto importante per la nostra città. L'identità salesiana è stata, diciamo, la prima, presenza culturale, professionale, di crescita per la nostra comunità. Io molte volte dico che è nata prima la Cassa Salesiana, l'Università Salesiana e poi la città di Soverato, perché è stato veramente un luogo di cultura per tante persone. Quindi penso che ricordarlo in una giornata così importante all'interno proprio della nostra comunità e vedere questo piazzale della Cassa Salesiana pieno di giovani e di bambini è molto importante perché anche attraverso la sensibilizzazione, il ricordo che come dire, viene valutato in maniera così importante la presenza salesiana. Quindi penso che attraverso questa giornata possiamo anche cogliere il segno di quel rilancio all'interno delle scuole dell'Istituto Salesiano e che possa veramente essere un nuovo inizio per tutta la nostra comunità. Qual è il significato di questa giornata e cosa rappresenta questa giornata per la comunità della scuola Don Bosco di Soverato? E qual è l'importanza di Don Rua per la comunità? L'importanza di Don Rua è certamente grande perché Don Rua ha fondato quest'opera, ha iniziato più di 100 anni fa quest'opera e Don Rua era un grande uomo, una persona concreta, impegnata, aperta, soprattutto attenta ai bisogni del meridione, delle fasce più deboli, delle fasce più fragili. Questa di oggi, ecco, è molto importante perché ci vede insieme, ecco, la nuova gestione della scuola che fa parte integralmente dell'opera salesiana di Soverato. Quindi tutti insieme, i ragazzi, i giovani, gli insegnanti, le famiglie, festeggiamo Don Bosco questa sera. Questa festa è una festa molto importante. Cosa rappresenta Don Rua e in particolare questa festa per la scuola Don Bosco di Soverato e per i suoi studenti? Vabbè, era uno dei nostri obiettivi, quello di riprendere in pieno la tradizione salesiana. E non potevamo che cominciare con la festa di Don Rua, una tradizione che nel corso degli anni si era un po' persa. Quindi noi abbiamo cercato di ripristinarla perché vogliamo continuare nel solco salesiano. Quindi la scuola Don Bosco di Soverato continuerà in questa nobile tradizione, perché quello che i salesiani hanno costruito a Soverato dal 1908 a oggi non vada disperso e noi di questo tesoro vogliamo tirare le cose migliori e appropriarci di questo tesoro e tenercelo ben stretto. Un ringraziamento in particolare. Ringraziamento in particolare a tutti perché tutti si sono messi a disposizione, principalmente ai ragazzi. I ragazzi si sono mossi sin dall'inizio, aspettavano questa festa. Un ringraziamento ai docenti, un ringraziamento ai genitori che tanta parte hanno avuto in questa nuova ripartenza. E un ringraziamento particolare ai salesiani che comunque con noi hanno creato una sinergia. Io ringrazio Don Natalino, ringrazio Don Antonio, i due Don Antonio, ringrazio Luigi per quello che ci stanno dando e per come si stanno interfacciando con noi. Questa sinergia sta portando buoni frutti perché l'istituto sta crescendo. Siamo qui con Luigi D'Antone, incaricato d'oratorio e animatore scolastico della Scuola Media Don Bosco di Soverato. Luigi, com'è strutturata questa festa? Quanto si sono impegnati i ragazzi e qual è il tema degli stand di quest'anno? Allora, il tema di quest'anno che abbiamo scelto per gli alunni della scuola Don Bosco di Soverato è Inside Out 2. Ad ogni plesso scolastico è stata data un'emozione, quindi è un'emozione alla scuola primaria, in questo caso la gioia,
un'emozione alla scuola media, l'ansia, e poi le varie emozioni dal primo al quinto liceo. È bene ricordare che il tema di quest'anno, in generale, noi festeggiamo la festa del Beato Michele Rua, primo successore di Don Bosco. E poi, ripeto, come dicevo prima, abbiamo dato a ciascuno, dei plessi, dei tre plessi, un'emozione ciascuno. I ragazzi in queste settimane si sono impegnati tantissimo, hanno lavorato durante le ore scolastiche e anche extrascolastiche, in cui loro hanno realizzato, in base all'emozione che hanno ricevuto, una creazione artistica. E devo dire che i ragazzi sono stati veramente bravi. Infatti potete vedere voi stessi qui, un po' sottoporticato, i vari stand in cui richiamano le diverse emozioni. Questo è una grande gioia per noi selezionati, avere ragazzi che si impegnano per queste cose buone.